Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ci eravamo lasciati qualche mese fa che avevo seminato le patate. Questa è la parte dove l'ho seminato per terra, laggiù invece abbiamo il cassone. Ok, torniamo prima a terra. Allora, piccola premessa, e questo varrà un po' per tutto il video, nel senso che qui ho una manichetta dell'acqua che ogni tanto irrigava le patate. Lì invece nel cassone purtroppo non ho nulla. A giugno non ha piovuto niente, luglio praticamente nulla, tranne un paio di giorni la settimana scorsa, siamo intorno al 18 di luglio e quindi mi aspetto di trovarmi patate piccole. Ve lo dico perché ne ho già tolte un paio nel cassone ed erano piccoline, molto belle ma piccole. Queste invece hanno beneficiato di un po' di acqua, quindi mi aspetto di vedere qualcosa in più. Ora, giusto una pulita veloce, tutta l'erba che darò alle galline. Vediamo un attimino cosa viene fuori. Questo è un terreno che non ho lavorato moltissimo, quindi mi aspetto di trovarle piccole, se le trovo ovviamente. Facciamo vedere le prime. Oh ragazzi, che bella! Guardate che belle! Queste sono grandi. Acqua! Infatti l'errore che ho fatto nel cassone è stato quello di non innaffiare. Diciamo che sto facendo tutto a mano perché ho talmente poca terra e poche patate che non ne vale la pena onestamente prendere lo scavapatate. L'esperimento quest'anno verteva sul cassone, adesso termino poi da solo qui, ci spostiamo di là, vediamo un attimino cosa c'è. Ce ne sono tante ma sono piccole, quindi ho imparato una cosa nuova quest'anno. Devo migliorare l'irrigazione delle patate, ci spostiamo di là. Eccomi qua, come vi dicevo qualcosa ho già tolto, sentito il vicino di casa, contadino, anche lui ha avuto una resa bassissima. Questa è dove mi ero già, avevo già smosso la terra. Però ovviamente qui la terra, avendola lavorata diversamente, se vi ricordate avevo messo cenere di legna, sabbia di fiume, terriccio, la terra è morbidissima. Qui ci sarebbero state le condizioni ideali per avere delle ottime patate. Purtroppo non ho innaffiato, è così. Vedete come sono? Sono molto belle, però sono piccole. Insomma, sono di media grandezza, dai. Sì, comunque anche la resa è stata molto bassa, eh. Oltre ad averle piccole, abbiamo avuto la resa molto bassa. Questo è stato un esperimento per me quest'anno, eh. Quindi sicuramente, oh beh, questa è degna di nota, questa è bella. Sicuramente lo rifarò e migliorerò indubbiamente l'irrigazione. Ho imparato qualcosa di nuovo, spero che possa servire anche a voi questo test. Bene, vado avanti da solo, ci vediamo a fine raccolto. Ed eccoci qua. Allora, queste sono quelle che ho raccolto nel cassone e queste sono una parte di quelle che ho raccolto qui nel solco. Sono più grandi,
Adesso per curiosità le peso, poi vi scrivo insomma l'impressione, il peso di quanto ho raccolto. Avevo seminato un sacchettino da 5 kg, le avevo messe intere, non le avevo tagliate, quindi sono curioso di vedere quanto sono. È una resa bassissima, comunque sono piccole, però ho imparato che hanno bisogno di acqua, perché queste ad esempio, queste sono più grandi, beneficiavano di un'irrigazione a goccia e la differenza si vede insomma, anche se il terreno qui era meno lavorato rispetto a quello del Cassone. Quindi l'anno prossimo ripeterò l'esperienza del Cassone, ne farò un altro, quindi ne avremo due, stessa metodologia di lavorazione del terreno e cercherò di avere più cura per quanto riguarda appunto un'irrigazione più regolare. Bene, spero che questo breve video vi sia stato utile, così evitate di ripetere gli errori che ho fatto io. Io imparo mano a mano, quindi quello che imparo poi ve lo dico, dove sbaglio ve lo dico. Non sono nato imparato come disse qualcuno, quindi stiamo crescendo insieme, insomma, sono 2 o 3 anni ecco che cerco di studiare, di fare, di sperimentare e archiviare ciò che non funziona e portarmi avanti con quello che invece ha funzionato. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video volete mettere un like, ve ne sono grato. Se non vi è piaciuto mettete anche il pollice in giù, almeno capisco. Grazie a tutti i nuovi iscritti. Sono contento che vi siate uniti alla nostra famiglia, al nostro canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.